In un nuovo video oggi vi faccio vedere i miei 5 rossetti preferiti rossi. Dato sì che siamo in un momento di festa generale, vi voglio far vedere i miei preferiti, perché voi sapete che io ho una notevole passione per i rossetti rossi, quasi un'ossessione. Quindi vi faccio vedere i miei 5 preferiti, non 10 ma 5. E niente, spero vi piaccia. In questo caso, se fosse così, in caso vi baleni la malsana idea di seguirmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e andatemi a seguire su Instagram, dove mi trovate con questo nome qui. Anyways, cominciamo. 3, 2, 1, dolci in forno come sempre. E vorrei iniziare da un, più che altro che un rossetto, un gloss. Questo è il Proserpin, che è un gloss di neve rosso, bello 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 bello, proprio vinilico e molto 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 particolare. So, ve lo faccio vedere. Ok, questo è Proserpin di neve. Come vedete è un rosso abbastanza freddo, però dà questo effetto glossato molto molto carino. Poi sarà che io adoro, adoro l'odore di questi cosi. Io me li ficcherei nel naso, come quella volta che mi sono ficcata un chicco di caffè nel naso. Ma questa è un'altra storia, se la volete sapere ditemelo nei commenti. E comunque questo è il rossetto, a me piace, il rossetto è un gloss, a me piace tanto. Naturalmente se avete problemi come me nella durata delle cose, cioè nel senso che vi spalmate le mani in faccia quando mangiate, avete dei problemi, vi cade tutto addosso, ecco, questo non è proprio la soluzione giusta per voi, adatta per voi, però si deve dire che è veramente un rosso meraviglioso. Questo naturalmente, questa classifica di rossetti va un po' dal meno preferito al più preferito. Naturalmente questi però sono i miei preferiti in generale. Comunque questo è il rossettino. Ok, passiamo al prossimo. Ok, secondo rossetto, cioè dalla top 5, quindi quarto rossetto preferito, quindi un po' indietro, c'è lui, che è lo Stanley Paint di Fenty in Uncensored. A me questo rossetto piace tantissimo, soprattutto mi piace il risultato che ha sulle labbra, è proprio vellutato. Il problema è che se sei sbadata proprio come me, tu ti scordi di avere il rossetto e questo rossetto ti finisce anche in fronte, forse anche nei capelli se è possibile, però fidatevi, se siete me è umanamente possibile. Quindi per quanto riguarda la bellezza, il finish a me piace da morire, è uno dei finish che a me piace di più. Vorrei tutti i rossetti così. D'altra parte però non è Kika X approved, cioè non, se siete un po' rimbambite non è il rossetto per voi, mettiamolo. Ok, non fate tanto caso all'applicazione, perché dopo che mi metto due già rossetti uno dopo l'altro diventa un problema generale, perché ho tipo, come vedete, appena mi tocco tipo divento bordo. La stessa cosa succede per le labbra. Non so se vi ricordate il video dell'anno scorso, ve lo lascio qui, in cui avevo due herpes e avevo le labbra gonfie. E così, grazie mille Maria Francesca, i geni Maria Francesca. Comunque, come vedete, il finish è veramente opaco, sembra quasi un velluto. Il problema è che non è kiss proof, cioè anche se date un bacio a vostra nonna, perché nel mio caso solo a mia nonna lo posso dare, lasciate lo stampo,
che non è un grande stampo, non è una cosa come quando vi mettete i gloss che lasciate, vi si attaccano i capelli ovunque, lasciate stampi ovunque. Però insomma non è chicca X approved per quanto riguarda la rincoglionitezza, ecco. Se siete un po' rimbambite non può essere il rossetto per voi, però per quanto riguarda la bellezza, insomma, parla da solo. Cioè è proprio un velluto, velluto. Passiamo al prossimo, quindi al numero 3 della top 5. Ok, numero 3, come vedete mi sono già compiuto le labbra senza una motivazione valida. Numero 3 è questo qui, nuovo di Nabla. A parte il pack che è meraviglioso con tutte queste rose, che insomma, come vedete, io sono un po' fissata con le rose. Questo è Lysergic Red, che è un rossetto rosso proprio Natale, perché ha questo finish metallico, sembra un po' le palline di Natale, molto molto bello. Per quanto riguarda la durata, questo è veramente top. Nabla, come sempre, a me piace tantissimo. Forse tende un pochino ad andare via quando mangiate, rispetto ad altri rossetti che rimangono veramente, anche se voi vi arrampicate sull'Himalaya e vi scendete e vi nevica sopra. E quindi questo qui ha una durata media, diciamo che resiste all'acqua, cioè non si sbava, è kiss proof. Però ecco, se mangiate il pranzo di Natale dovete starci un po' attenti, ce l'andiamo a mettere. Per non parlare dell'odore di questi cosi, io lo vorrei imbottigliare e spruzzarmelo addosso, ma è veramente bellissimo. Ciao mamma! Non mi sta cagando. Ciao, ma no, puoi venire a salutare. Ciao, io non volevo disturbare. No, vieni a salutare le stelle luminose, mamma. Com'è questo rossetto? Ammatti. Però è il top 3 dei 5 preferiti. Oh, minchia, mamma. Quindi non è proprio il preferito, mamma. Però è bello, com'è? Saluta la mia mamma in rosa. Ciao bimbi. Ciao bimbi. E quindi questo qui è il numero 3 di Lysergic Red, che come vedete ne era uscito uno l'anno scorso sempre di Nabla, ma era un po' più scuro. Questo mi piace molto di più, secondo me è molto più natalizio rispetto a quello lì che era un po' più bordeaux. Comunque questo qui è il risultato. Mi piace l'applicazione, mi piace come si applicano i rossetti di Nabla, però insomma non è il mio preferito. Ci arriviamo. Allora, al posto, ma che è qua? Entra sta casa, parliamo tutti, mentre sta a giro. Oh! Papà, vieni a salutare, la mamma ha salutato già. Mio padre si sta rifiutando di salutarvi, io ve lo dico, è maleducato. Papà, vieni! Papà! Papà, metto il video dell'altro giorno su Instagram. Comunque mio padre nel mentre sta facendo, quindi poi vi verrà a salutare. Io faccio, vi metto il rossetti. Papà, con gli occhiali. Saluta. Buon Natale. Jingle bell. All the way. Va bene, rossettino al secondo posto. Questo è un rossettino che ho comprato veramente da pochissimo ed è di Clio. Perché non vi ho messo il Ruby? Perché il Ruby, per quanto mi riguarda, è un'applicazione veramente complicata. Per quanto mi piaccia, la durata, cioè secca molto le labbra rispetto a tutti i rossetti di Clio, non so se la formulazione è diversa. E l'applicazione è veramente veramente difficile. Io e Andrea, che siamo ciaccione, vabbè, disturbatori, Paolini abbiamo. Io e Andrea, che siamo ciaccione, ogni volta che ci mettiamo Fire Kiss, abbiamo dei problemi gravissimi. Cioè cominciamo a sbavarci tutti, e i problemi in generale ce l'abbiamo, dice mia madre qui dalla regia.
però insomma acqua quanti una frega di problemi, ecco qua. E comunque questo qui è Choco Red, che è un rosso con una punta di marrone, che è veramente bellissimo. Non è proprio un rosso natalizissimissimo, però secondo me è uno proprio, non lo so, cioè a me piace troppo. Ok, come vedete non è un rosso proprio Natale, è più tendente al bordeaux, ma secondo me è veramente bellissimo. Poi comunque rimane molto morbido sulle labbra, molto matte e comunque ha una durata veramente veramente elevata. Al numero 1 chi ci sarà? Non si sa, 3, 2, 1 ve lo dico. Ok, il rossetto proprio preferito in assoluto, rullo di tamburi, papà, per favore. Kiki Coral di Mulac, che a me si è rotto anche il tappo, non si sa per quanto l'ho usato, che non è old school, ma è quello leggermente più corallo. Secondo me questo è proprio un rossetto Natale della vita. E comunque i rossetti, per quanto mi riguarda, di Mulac sono quelli che durano di più e hanno, per me, il finish più bello. Quindi, anche per me? Anche per mia madre, infatti. Mia mamma però gli piace più old school, no? Questo qui è più, è cade, è più corallo. Però a me piace questo proprio per il periodo di Natale, perché ha quella punta un pochino più arancionina, che secondo me sta meglio con il mio incarnato, perché qualsiasi rosso su di me risulta quasi bordeaux, perché sono bianca, ma bianca, bianca, bianca. Infatti faccio abbastanza pandan col muro dietro di me. E comunque ve lo faccio vedere e vi dico che l'applicazione è talmente tanto duratura che se state mi ci sono fatta il bagno al mare e non se n'è andato, non si è mosso. Quindi per quanto riguarda durata, stampaggio ovunque, eccetera eccetera eccetera, colore, finish, tutto quanto, questo è il mio preferito, soprattutto per Natale, perché è proprio un rosso che tu vai in giro e si vede, noti che porti il rossetto, perché ho questa fissa per i rossetti rossi, quindi si deve vedere il mio rossetto. E quindi questo è il mio preferito. Quindi un plauso a Mulac, che mi fa questi rossetti bellissimi. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. La campanellina. Ma vieni. Poi non ho studiato poi tanto. Mettete. Mettete mi piace. Come si fa? Col pollice in su. Col pollice in su. Poi condividete. Condividete. Se vi piace, se vi va così. E poi seguitemi su. Seguitemi su Instagram. Dovrebbe bere va. Un bacio enorme.